Bella a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial, ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di mettere un like e di iscrivervi al mio canale nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti, per poter affrontare il nuovo raid, quindi Shadow Castle, il castello, dovremmo sicuramente sapere, vabbè, che i drop sono quelli che io preferisco, quindi dobbiamo puntare sempre alle armi del castello. Ma soprattutto dobbiamo andare con un team. Io in questo caso sono un tank, quindi tendenzialmente non farò danni col mio personaggio. Il nostro obiettivo sarà quello di sopravvivere, quindi andrò sicuramente con un team buildato due support e un danno. In realtà il dungeon può essere anche fatto con un supporto e due DPS. In questo caso i due DPS, come avevo detto negli altri video, dovranno essere l'arpia e la gatta. Perché? Perché loro due metteranno un debuff sul boss, per cui lui prenderà più danni da tutto il nostro team e riusciremo a fargli saltare gli step di combattimento. Questo però in bassi livelli non è fattibile, di conseguenza cerchiamo sempre di andare in due supporto e un danno per evitare di dover morire, perché se i nostri mostri muoiono il boss in automatico andrà in ultimate. Vediamo subito come ho buildato. Io ovviamente ho buildato una Bastet con almeno 60.000 di vita, come potete ricordare, e un Lulu, sempre stesso meccanismo, minimo 50.000 di vita. Questo perché quando loro curano, curano in base alla vita. La gatta ovviamente ha almeno 50% di tasso critico e almeno 150% di danno critico. Cerchiamo di andare invece, quando entriamo nel dungeon, con un power che sia almeno 290.000, perché altrimenti non avremo il bonus e rischieremo di morire. Oltretutto avremo sempre kickati. Vediamo come fare Shadow Castle. Mi raccomando, dobbiamo stare attenti subito quando entriamo, perché ci spawnerà delle sfere sotto i nostri piedi e dobbiamo assolutamente schivarle, perché ci daranno un armor break e un weapon break. Quindi se entriamo per primi, come in questo caso, ecco, vedete, quella persona deve riuscire a spawnare le sfere dietro. Dopodiché attacchiamo il boss frontalmente. Ora dipende dai nostri danni, questi sono davvero molto elevati, però nel caso in cui non lo fossero, il boss come meccanismo spawnerà due braccia, una sulla destra e una sulla sinistra. Quando le braccia spawnano, ecco, come in questo caso, vanno sicuramente affrontate solo quelle, quindi cerchiamo di tirare giù il braccio prima che lo scudo, ossia la sua fase, finisca, altrimenti il boss andrà sicuramente in ulti. Andato in ulti non c'è possibilità di vittoria, o meglio c'è, ma è quasi inesistente. Ecco, in questa fase mi raccomando, spostiamo le sfere dietro e cerchiamo di ritornare al centro con i nostri compagni. Io di là mi ero sbagliato. In questo caso, se il braccio l'ha evocato a destra, lo evocherà a sinistra e sarà la seconda fase. Quindi nel caso in cui rievocasse il braccio, mi raccomando, riprendere di mira solo e soltanto il braccio. Cerchiamo sempre di... ecco, questo è stato un mio errore. Cerchiamo sempre di spostarci nella parte dove più o meno aveva già evocato il braccio, così nell'altra parte lui sarà libero. Una volta libero, se mai evocasse il braccio, saremmo pronti ad affrontarlo. Quindi il meccanismo, come avete capito, saranno sicuramente le braccia e le sfere che lui evoca. Non c'è molto altro da dire, ecco, in questo caso cerchiamo sempre di ritornare dove lui aveva già evocato il braccio, così se spawnerà qui le sfere, dall'altra parte sarà libero. Solo per quello. Ecco, questo qua è un errore, vedete? Se adesso il boss evocasse il braccio di là, dove stava appunto il mio alleato, lì in quel posto sarebbe pericoloso. Come vedete, io cerco di stare sempre nel lato giusto, quello lì dove stanno loro è il lato sbagliato. Eccolo. Ok, il braccio è stato rievocato qua, quindi questo è stato un mio errore. Forse abbiamo passato troppo tempo prima di poterlo far respawnare. Come vedete, io sto andando in una fase full supporto. Dobbiamo cercare di tirarlo giù. Ok, gli manca davvero poco. Dico, vado in una fase full supporto proprio perché tendenzialmente a questi livelli la gente non ha danni, quindi l'obiettivo è sopravvivere. Ma in realtà questo boss, ve lo dico già, andrebbe affrontato con i danni, perché più danni abbiamo, più step possiamo farli saltare. Ok, con questo spero di esservi stato utile. Mi raccomando, se vi serve una mano, mi trovate sempre su Twitch e potete vedere tranquillamente i miei video su YouTube. Ciao a tutti!